cibo di tu trova una montagna bianca. Invece qui c'è l'esame che mi fa malapiede e poi che la discesa che mi stronca le ginocchia. Mamma mia. Dopo il successo per la prima di Pensione Adelina della Compagnia del Polvarone, un sold out bissato. Sinceramente non è che noi eravamo certi di questo doppio sold out, però evidentemente la gente risponde, alla gente piacciamo, forse proprio per la nostra semplicità, perché noi siamo gente di strada, non siamo professionisti. E probabilmente la gente di questo ci ripaga con una presenza che è veramente, veramente incredibile. Ecco, il vernacolo che attira oggi? No, il vernacolo finirà per morire perché i giovani non lo conoscono e noi invece vogliamo mantenerlo vivo perché è la nostra lingua di origine, è la lingua dei nostri nonni ed è giusto che ancora si conosca, ma infatti vede le persone anziane che vengono quasi si commuovono a risentire le voci delle famiglie di una volta e i giovani sono molto incuriositi. La compagnia è scesa dal pubblico nella prima al Teatro Petrarca? Sì, la gente manifesta questo entusiasmo e ha voglia quasi di abbracciarsi, congratularsi, contatto fisico. Secondo noi è molto bello perché chiude alla grande una grande serata. Una serata. Tutta la rappresentanza di Arezzo, anche un poliziotto nella compagnia. Sì, io sono stato tirato in mezzo per caso, ma ora mi sto divertendo veramente tanto. Sabato 28 alle ore 21:15, ormai... Chi viene, viene, perché i biglietti sono venduti tutti, con grande nostra soddisfazione, anche se era una cosa prevedibile, però non certamente di queste proporzioni.